Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi siamo sulla mappa Silver Run Forest. Intanto vi invito sempre e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e a lasciare sempre un bel pollicione all'insù. Allora ragazzi, intanto buon fine settimana. Eccoci qua sulla mappa del DLC Platinum Expansion. Eccoci qua. Allora, l'ultima volta abbiamo comprato la segheria. Ho iniziato a tagliare qualche alberello. Ho comprato poi questa qua, la Volvo LM841, però non sono molto soddisfatto perché poi ho noleggiato questo rimorchietto che ho agganciato al trattore Volvo, però trovo sempre difficoltà nel caricare e scaricare. Ho provato anche a caricarli qua sul treno, però sono troppo alti, no, con questa qua non ci riesco, quindi niente. Veramente anche questo rimorchio qua c'ha questi paletti di ferro, insomma sono troppo alti per questa pala gommata, quindi trovo un po' di difficoltà nel caricare. Intanto volevo ringraziare Bruno, volevo ringraziare Michele, Lapino e Filippo e Nicola per i consigli che mi avete dato, per quanto riguarda il minerale di ferro, il metallo, il cantiere navale, la segheria. Grazie, adesso ho capito, mi è tutto molto più chiaro e vi ringrazio. E oggi io sarei interessato, raga, a iniziare a lavorare a fare il metallo, perché stavo vedendo il prezzo del metallo, che è molto alto. Allora, vediamo dove sta il metallo, 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 metallo. Eccolo qua, guardate qua i prezzi. Sta intorno ai 10.000 euro, e quindi secondo me è un buon guadagno, una bella fonte di guadagno. Allora, intanto io questo qua lo dovrei portare alla segheria. Intanto carichiamoci questo qua, portiamo questi alla segheria, perché la segheria, raga, non sarà proprio una fonte di guadagno per noi, perché le assi che sto facendo alla segheria le andrò a usare poi in altre produzioni. Quindi mi serve insomma un qualcosa, una fonte di guadagno. E secondo me fare il metallo, secondo me, è un'ottima idea. Intanto qua vediamo un attimo pure a dove devo andare, che mo io devo iniziare pure a capire le strade. Io mo passo di qua. Qua forse, raga, qualche percorso di autodrive ve lo faccio, così li mando da soli, perché insomma ci vuole tempo a fare i tragitti. Secondo me è un'ottima idea. E oggi quindi andiamo a mettere la fornace, che è una produzione, quindi da mettere per fare il metallo. Quindi andiamo a caricare un po' di minerale di ferro e dopodiché lo andiamo a portare alla fornace, alla fornacina. Ok. Ragazzi, ho una grande tentazione di mettere gli autoload, soprattutto per caricare, però non lo faccio, ragazzi, perché sennò togliamo tutto il divertimento di questo DLC, che è quello, insomma, di tagliare gli alberi e caricarli, e trainarli, insomma, mettendo i carrelli autoload, ragazzi, togliamo proprio veramente il divertimento. Però, raga, ci vuole tempo per caricarli. Io mi impazzisco veramente. Devo trovare un modo veloce e, insomma, per caricare questi tronchi, perché è difficile. E poi in questa mappa, raga, farò molte cose off camera, perché così, insomma, se no nei video sarebbero tutti uguali. Soprattutto tagliare gli alberi, perché insomma questo bisogna fare, quindi almeno per tagliare gli alberi lo farò sempre, quasi sempre off camera, in modo tale che ce li troviamo poi già belli tagliati, accatastati, così poi riusciamo a fare qualcosina in più, perché poi se mi metto a tagliare gli alberi a ogni video,
perdo tempo e non riesco a fare nulla, quindi queste cosine qua le farò molto, molte di queste cose off camera. Quindi mo qua speriamo che il Volvo ce la fa. Ok, mica tanto ce la fa sto Volvo, eh. Poi mo devo ben capire ancora, insomma, tutti i vari attrezzi che ci abbiamo con questo DLC, perché alcuni li sto provando, altri ancora non l'ho capiti. Mo piano piano li usiamo, insomma. Mo per il momento usiamo questi qua, raga, perché mo stiamo all'inizio, non abbiamo una lira, ci abbiamo già un po' di debito perché abbiamo fatto l'investimento, insomma, della segheria. E mo dobbiamo farci altro debito per mettere la produzione, per fare il metallo. Quindi mo vediamo, mo piano piano vediamo se riusciamo a fare qualche soldo col metallo. E poi vediamo un po', insomma. Dai Volvo, su. Vai Volvo, il Volvetto. E niente, dai. Forza, forza, che ce l'hai fatta. Perfetto. Allora, per quanto riguarda la fornace, io mo ho intenzione di metterla più o meno là dove stavamo caricando gli alberi, che là, insomma, tutta quella parte là è mia. Quindi io mo cerco di disboscare un pochino. Quando devo passare qua, oddio, non me lo ricordo. Ma dove era qua? Sì. Disbosco un pochino la zona e facciamo un po' di spazio per questa produzione. Conviene fare in questo modo, secondo me. Oddio, mo mi ribaltavo. No, no, no. Ecco fatto. Porca miseria, porca miseria. A posto, raga. A posto così. Mo possiamo chiudere. Chiudiamo il video così, finisce il video. Perché devo un attimo. Questo trattore, diciamo che quasi dritto, no? Metto un attimo la super forza, raga. Perché sennò. Devo fare piano, sicuramente. Sicuramente. Ok. Dove stiamo andando però qua? Dobbiamo andare di qua. Primo ribaltamento sulla Silver Run Forest. E non sarà l'ultimo, raga, sicuramente. Ce ne saranno tanti, ma tanti, tanti altri. Avevo pensato al treno, perché ho visto che il treno passa proprio qua alla segheria pure. E però c'ho sempre il problema per caricarli. È un casino. Poi, raga, io qua un viaggetto già l'avevo fatto. E non sapete quanto tempo ho perso nel trovare il punto per scaricare i tronchi, raga. Cioè, ho perso un sacco di quel tempo. Poi alla fine era qua, li devo buttare dentro l'acqua. Mo io prima l'avevo scaricati all'altro lato. Vediamo se li prende pure qua. Non lo so, veramente. Però andiamo di là, dai, là è sicuro. Ci ho perso un sacco di tempo, raga. Ho detto, ma dove sta il punto per scaricare i tronchi? E guarda, poi alla fine ci sono arrivato. E in pratica dentro l'acqua vanno, li devo scaricare. Ma cioè, ho perso un sacco, ma proprio un tanto tempo, raga. Tanto, tanto, tanto. Comunque, allora, mo scarichiamo questi e ci andiamo a occupare della fornace. La fornace. Allora, almeno qua io quasi quasi entro dentro l'acqua. Un'altra volta, no, Non ci credo. Non ci credo, raga. Un'altra, e so due già, Due in un video, Porca miseria, porca. Sta via? Ah, poi ragazzi, guardate quanto è bella l'animazione che prende i tronchi dall'acqua e li carica sopra. Guardate qua che spettacolo, spettacolare sta cosa. Tanto li sta scaricando, sì. Ok, allora io direi di andare, mentre lui scarica, andiamo qua a trovare, a caricare il minerale. Che mo manco mi ci fa andare, non ho capito perché. Perché non mi ci fa andare? Come faccio ad andare là? Ah, ho sbagliato. Ok, eccoci qua. Allora,
Questo è il minerale di ferro, quindi mo ci mettiamo. Mannaggia la miseria, devo levare la super forza assolutamente. Ok. E carichiamo il minerale. Poi lo porteremo alla fornace. Mettiamoci un po' più avanti, così. Prendiamo la Volvo, quella che abbiamo anche noi. Perfetto. Queste non sono le nostre, ma ce le abbiamo a disposizione qua, qua alla miniera. Allora, andiamo a caricare. Ok. Allora, io ho notato. Questo in pratica non ce lo fa pagare, vedete? Però questo non è che è infinito, questo minerale scende, questo ci avrà una, che ne so, un'estrazione, diciamo, di minerale giornaliera, quindi io penso che vedete come scende il mucchio ogni volta che carico. E quindi non è che, sì, è vero che non ce lo fa pagà, però non è che ne possiamo prendere tantissimo. Poi una volta finito il mucchietto dobbiamo aspettare che riesce, insomma. Quindi non so pure quanto materiale, quanto metallo riusciamo a fare in questo modo, perché boh, vediamo un po' un attimo, vediamo. Sarà scomodo pure fare i viaggi da qua là sotto, perché io avevo pensato pure di metterla qua nelle vicinanze, però boh, vediamo un attimo, raga, vediamo un attimino. Finiamo di caricare il rimorchio. Lo mandiamo giù lui. Perché insomma la produzione quella là, io ho pensato di metterla pure proprio qua, raga. Però è grande, molto grande la produzione, quindi mi serve spazio. Serve proprio spazio. Oh, qua era comodo, qua vicino caricavo, scaricavo direttamente là, è troppo comodo, naturalmente. Ok, qua penso che è pieno, a posto. Non è accesso a questo terreno, capito? Allora, su, la mettiamo giù. Poi casomai mi attrezzo un po' meglio, cioè nel senso che porterò un mezzo che ha un cassone un po' più capiente, insomma. Ma voglio vedere un attimo una cosa, se dai 5.000 litri voglio a fa viaggi. Questo a do cacchio si esce qua. Cosa di là? Poi ci metto l'autodrive del gioco, vediamo un po', prima non ci ho pensato a fare sta cosa, vediamo se funziona, raga, se va pure sulle stradine queste così, vediamo, Allora, io se no, non mi ci fa andare, vedete? Non mi funge. Oh! No. Era troppo bello, vedete? E me li do fa io, raga. Me li do fa io. Vabbè, poi mo ce lo porto io. Sì, facciamo così. Faccio un piccolo taglio. Pensavo che l'autodrive potesse funzionare, ma invece nada. Ok. Eccomi qua, ragazzi. Finalmente ce l'ho fatta. Allora, scomodo è scomodo perché è proprio. Stiamo proprio al lato opposto del dove, insomma, prende il minerale di ferro. Ma d'altronde, raga, questa è la zona che possiedo, quindi non c'ho alternative. E poi un'altra cosa, non posso fare i viaggi con questo, perché a parte che è lentissimo, mi devo attrezzare con qualcosa di un po' più capiente, un po' più veloce soprattutto. E niente, insomma, e devo fare pure qualche percorso, sicuramente qualche percorso di autodrive. Allora, detto questo, dobbiamo farci un po' di debito, altro debito. Però questi investimenti all'inizio bisogna farli, raga, mo non facciamo caso al debito, ma mo mi ricordo quando sta, 180 se non sbaglio. Vediamo,
Allora, la troviamo in produzione. La fornace, dove sei fornace? Eccola qua, 180.000 eurozzi. Poi tra le produzioni potete, ci sono anche le altre, quindi potete tutte posizionabili, vedete raga? Quelle che già stanno insomma sulla mappa le potete, le trovate anche sulle produzioni e potete metterne anche altre. Ok, a noi ci interessa questa qua, guardate quanto è grande. Allora, dove la voglio mettere, raga? Io ho trovato, c'ho questo spazietto qua dietro. La vorrei mettere qua. Io poi questi alberelli qua poi pulisco tutto, quindi poi qua ci farò una, diciamo, un viale, una strada, insomma, per arrivare qua dietro. Ok, stiamo vicino al treno, abbiamo l'entrata qua, insomma, secondo me è una bella posizione. Allora, il problema qual è? Dovete un attimo, allora qua davanti si scarica e qua stanno i pallet che usciranno, giusto? Quindi mi serve devo mettermi in modo che sto comodo sia a scaricare che a caricare i pallet. Io secondo me così può andare, secondo me, eh. Qua ce l'abbiamo lo spazio per caricare. Ma se mettiamo più all'interno. Qua è pure bello pianeggiante, sto a vedere. Non mi dovrebbe fare tanti danni, però qua mi dice denaro insufficiente, non ho capito perché. Così, io secondo me la metto così, raga. E via. È andata, eh? È andata. Andiamo a vedere che abbiamo combinato. Io poi qua, ripeto, taglio tutto, facciamo un bel viale, ci mettiamo, insomma, facciamo le cose carine come sappiamo, come so fare io, insomma, come sappiamo fare. Allora, vabbè, mo c'è capitato proprio sto alberello qua, questo lo rimuove subito. Ok, qua ci abbiamo. Ah, guarda come cacchio l'ho messo però. Guardate qua, non ho visto bene gli alberi. Va bene, dai, qua possiamo sistemare sicuramente. Ok, allora vediamo un po' qua. Quindi, minerale di ferro ci fa il metallo. Perfetto, 416 minerali di ferro. Ci fa 380 di metallo. Perfetto. Allora andiamo a scaricare. Andiamo a scaricare subito il nostro minerale. E avviamo subito la produzione di metallo. Che andremo poi inizialmente a vendere. E poi possiamo anche usare. Perché ho visto ci sono anche delle produzioni che vogliono il metallo. Quindi all'inizio lo andiamo a vendere perché, ragazzi, dobbiamo fare qualche soldino. Tanto qua mo ci dobbiamo addentrare nel bosco e andare a scaricare. Poi qua, però, una volta disboscato un po', uscirà una cosa carina, insomma. Mo lasciamo perdere che mo sta un po' così incasinato. Ok, scarichiamo, andiamo indietro. Andiamo indietro. Perfetto. Guardate qua che spettacolo. A posto. Vai con il minerale di ferro. Vai, guardate qua, le animazioni sono spettacolari. Guardate come sale sopra. Bello, bello. Pure quello della segheria mi è piaciuto. Che prende i tronchi dall'acqua e li fa salire sopra. Uguale pure qua, guardate che bello. Fate bene, mi sta piacendo. All'inizio non ero proprio entusiasta di questo DLC, però mo che ci sto a giocare, piano piano sto a cambiare idea. Ok, allora mo vediamo un attimo. Vediamo un po', attiviamola. Attiva, immagazzinamento a posto. Voglio portare minerale, quindi qua sicuramente un altro viaggetto lo faccio e poi mi metto un attimo pure a disboscare da una pulita qua a questi da questi alberi. Ok, ragazzi, concludiamo qua l'episodio. Spero vi sia piaciuto. Se volete darmi dei consigli, scrivete pure. E non vi preoccupate, scrivete, non avete paura. A me piace sentire pure i vostri pareri, i vostri consigli, quando mi date pure i consigli. Ok, ragazzi, concludiamo qua. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.